persona, perché è il corpo di Cristo, e nella Chiesa noi siamo nati. E quindi altre persone nasceranno, e quindi è in continua evoluzione la Chiesa. Amen. Quindi se noi guardiamo la Chiesa come un luogo, a un rituale, ci si spegne. E forse non abbiamo neanche il giusto rispetto, perché entriamo in tanti luoghi, né buongiorno né buonasera, né stiamo attenti se si sporca, se disturbiamo, ma tante volte qualcuno esce e manco si ricorda quello che si è predicato. Quindi, però se guardiamo la Chiesa in questo modo, e tu vedi la presenza di Dio, che sia una donna o un uomo non ha importanza, ma la realtà è che noi nasciamo in Chiesa e le persone che vengono si innamorano di Cristo e nascono in Chiesa. Ognuno di noi è stato battezzato in Chiesa, è stato curato in Chiesa, è stato portato in Chiesa e ha condiviso in Chiesa. Ma la Chiesa è fatta di persone. La Chiesa non è una persona, la Chiesa è l'insieme. Ognuno di noi fa parte di questo corpo, amen? Quindi questa è la cosa su cui lavoreremo e vogliamo essere alla fine di quest'anno pronti per questa cosa. Essere cristiani significa che lo Spirito di Dio è entrato nella nostra vita, nella vita del credente. Essere cristiano, tu puoi essere questo che sta per nascere, oppure se sei già nato, sei questo e dentro di te tu hai il seme di Dio. Hai qualcosa da dare a qualcun altro che diventerà come te un credente. Amen? Noi non siamo sterili. Spiritualmente noi non siamo sterili, noi siamo produttori, ci riproduciamo spiritualmente parlando. Significa che lo Spirito di Dio ha messo il credente dove? Nella Chiesa, nel corpo. Noi non possiamo, non puoi pensare di venire qua e sederti. Non puoi pensare che la Chiesa sono queste quattro mura bianche e viola. Tu devi vedere che fai parte di un corpo, ok? Sei una parte di questa persona, pronti ad accogliere e a far nascere qualcun altro. Amen? Alcuni possono essere già come dei figli, i nostri figli, che hanno bisogno di cosa? Di avere un modello sano di papà e di mamma spirituale. Se vedono che noi facciamo dei compromessi, quando crescono, loro faranno gli stessi, identici errori. Perché noi, quando ci comportiamo, e voglio dire non fare come fa papà, non fare come dice mamma, non, è un momento di transizione. No, tu devi essere un esempio. Loro copiano, esattamente. Quindi se tu sei mancante, i tuoi figli saranno mancanti perché li hai abituati con il tuo stile di vita. Non c'è modo. Il modo migliore è essere un esempio, non spiegare. Amen? Quindi lo Spirito di Dio abita nei corpi dei credenti, anche nei singoli individui. Infatti in 1 Corinzi 3, 16 dice: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Quindi non sai che questo corpo è il Tempio? Questa immagine di questo neonato puoi anche paragonarla allo Spirito Santo. Quando tu ricevi lo Spirito Santo, che cos'è lo Spirito Santo? È la terza persona di Dio. È una persona. Amen? Quindi quando tu nasci, dentro di te tu ricevi lo Spirito Santo. E quando tu hai lo Spirito Santo, Dio ti ha messo nel suo corpo. Non ti ha dato lo Spirito Santo per vivere da solo. Se tu hai lo Spirito Santo, seguirai lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ti porterà dove? A far parte del suo corpo. Allora non sei più solo. Quelle persone che vivono da sole e distaccate spengono, rattristano lo Spirito Santo. Perché lui è entrato in noi per unirci ad altre persone che lui
ha portato vicino a te, che ha fatto la stessa cosa che ha fatto a te. Amen? Quindi tu hai lo stesso mio spirito. Noi abbiamo lo stesso spirito di Mosè, di Matteo, di Giovanni, di Paolo, di Gesù Cristo. Lo spirito non sono tanti spiriti, è uno spirito che può entrare in tutti, amen? Ecco perché poi alla fine possiamo puntare all'unità, perché Lui ci rende unici in Lui, amen? Ma non dimentichiamo che ognuno di noi è nato perché ha ricevuto il seme di Dio. Noi non saremmo nati se lo Spirito Santo non sarebbe entrato dentro di noi. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito. Come dice, noi siamo stati generati da un seme incorruttibile. E cos'è incorruttibile? Lo Spirito Santo, la sua parola, la sua presenza. Quando questo entra dentro di noi, genera in noi la stessa cosa. Amen? Ma l'ho raffigurata come una donna incinta. Perché? Perché la Chiesa va amata. Perché la Chiesa, chiamata anche la sposa, senza rughe e senza macchia, si deve preparare per incontrare lo sposo. Amen? Noi siamo la sposa. Quando siamo insieme, andiamo da Dio e rappresentiamo la sposa. Cosa sono le rughe e cosa sono le macchie? Peccato, disubbidienza, religiosità, ambiguità, cose che Dio non ha chiesto, macchiano il vestito. E dice, no, la mia sposa è senza ruga e senza macchia. Amen. Le persone che devono arrivare, le persone che nasceranno, non possono nascere da una famiglia che ha rughe e macchie. Amen. Quindi non sottovalutare, io vengo, ascolto. No, se tu vieni qua, quando viene qualcuno di nuovo, identifica te come membro di chiesa, identifica ognuno di noi. Se vede che qualcuno qui non è cambiato per niente, cosa dirà? Come dicono tutti, se la chiesa è come te, cosa succede? Che in quel momento stiamo rovinando l'immagine della chiesa. Allora tu ti devi sentire parte della Chiesa, dobbiamo, cosa stiamo lavorando? Avere la stessa mente, lo stesso cuore, lo stesso comportamento, che non è copiarsi, no? Siete tutti educati, ognuno è educato a modo suo, ma certamente ci sono dei parametri che parlano e identificano l'educazione, il rispetto, amen? Ho voluto identificare la Chiesa, raffigurare la Chiesa incinta, perché, come ho detto, credo che ognuno di noi è nato in questa Chiesa, fa parte di questo corpo, amen? E dopo la nascita c'è la crescita. E noi curiamo le persone, noi abbiamo veramente dato il meglio. Tutte le persone che sono nate qui, quando vanno da qualche altra parte, anche chi se n'è andato, ha fatto bella figura. Perché? Perché gli insegnamenti che sono stati fatti qui, l'ABC, sono rimasti i fondamenti. Poi uno li può diluire. Grazie. È importante che comprendiamo che bisogna identificarsi nel corpo di Cristo. Ecco perché d'ora in poi, quando pensi alla Chiesa, pensa a un corpo. Pensa a qualcosa di delicato. Come tratti la donna incinta? Come tratti la Chiesa? Cosa gli dici? Di cosa ha bisogno? Quali sono i pericoli? Ma cosa ti aspetta? Che bello quando tutto funziona bene, amen? E dipende da ognuno di voi. La tua Chiesa dipende dal tuo comportamento, amen? Ma non puoi portare qui qualcosa se non lo stai facendo nel tuo cuore e nella tua famiglia. Tanta gente vuole entrare in qualcosa di bello,
ma alla fine, se tu non sei a posto, si rovina. C'è stato un periodo in cui si diceva, quando le persone si spostavano, ah no, sto cercando la chiesa perfetta, la chiesa migliore. Una volta un pastore l'ha detto a una persona, per il fatto che sei entrato tu, non sarà più la chiesa perfetta o la chiesa migliore. Perché uno che si sposta e non si identifica non porterà mai una miglioria, perché è un chiaro esempio che sta scappando da un problema e non lo sta mettendo a posto. È facile, tutti scappano, tutti divorziano, tutti abbandonano la nave quando affonda, no? Ma rimani lì, lavora. È come se adesso i dottori, gli infermieri, hanno paura e non vanno più all'ospedale a lavorare perché morirebbero anche loro. Che facciamo noi? Così è la Chiesa. Ognuno di noi non si viene in Chiesa quando ci conviene, all'orario che ci conviene. Noi veniamo in Chiesa perché facciamo parte di quel corpo. Il corpo ha bisogno di me. Se io non ci sono, manca un pezzo. E Dio mi ha salvato, ha messo il suo seme dentro di me perché io faccia parte del suo corpo. Amen? Non è il mio corpo, ma è il suo corpo. Noi facciamo parte del corpo di Cristo. E questo è il primo premio. Quando tu ti senti parte del corpo di Cristo, e non è perché io ti dico sì o no, è perché tu ubbidisci al Signore che ti senti parte del corpo. Perché tanta gente viene in chiesa, ma è triste. Perché? Perché non sta ubbidendo a Dio. Perché se tu ubbidisci, gli altri possono anche essere mancanti, ma tu sei felice. Perché? Perché io sto ubbidendo, Signore, sto venendo, sto pregando, ho combattuto la mia giornata, ho dichiarato la fede, ho predicato la parola, amen? Non è che entrando qui cambi, ma ubbidendo a quello che Dio dice ogni volta che ti dà la gioia. Perché la gioia da dove viene? Dal fatto che si viene in chiesa? Da dove viene? Dalla fede. La gioia viene dalla fede. È quasi il termometro. Se tu vuoi vedere una persona che ha fede, come termometro devi vedere se è gioioso, non se ride. Ma quella gioia che dà pace, che sa lodare quando i momenti vanno difficili, e non che si lamentano e mancano e danno la colpa a quello, la colpa a quell'altro. No. Se tu hai dei problemi e ti lamenti, poi quando va bene sei gioioso e poi ti butti giù, o è la colpa di quello o di quell'altro, sei instabile. Non è lamentandosi che si risolvono i problemi, amen? Ma è dichiarando esattamente il contrario. Per le tue lividure sono stato guarito, faccio parte del tuo corpo e quindi tu sei con me, tu mi darai la risposta, tu mi tirerai fuori da questa situazione, confido nel Signore, parlo positivo, amen? Non che vado poi al bar, dopo che sono uscito dalla chiesa, e sentito, mo stanno a fare il blocco totale, e i prezzi, e chiuderemo, sì è vero, già mi va male, figuriamoci. 2 ore in chiesa, prese e buttate via. Così il matrimonio, ti sposi, stai insieme, e poi la cosa va male, è tutta colpa sua, è colpa di quella, è colpa di quell'altro. Cosa raccoglierai? Le colpe. È sempre, lo stile deve essere sempre così. Non è la colpa di tuo figlio o di tua figlia, ma è di quello che tu hai seminato nei tuoi figli. Se tu gli hai fatto vedere chi è Dio per te, sei innamorato di Dio, loro seguiranno l'amore. Ma se vedono che tu non leggi e non preghi, sai già che i tuoi figli non leggeranno e non pregheranno, perché loro copiano, copia e incolla. Amen? Quindi lo spirito della madre, lo spirito della vera sposa, proteggono sempre la vita del futuro nascituro. Il prezzo della propria felicità, il prezzo del non essere riconosciuto. Amen? Tutti festeggiano quando nasce il bambino, nessuno festeggia la mamma. Ma 9 mesi di travaglio, di gravidanza, di non mangiare quello, di fare di un'attenzione di non prendere colpi, di non cadere, di non ingrassare troppo, no? Quante cose ha rinunciato per proteggere la vita di quel bambino. Vero o no?
Ma quando nasce il bambino? Pensiamo al bambino e non alla mamma. E la stessa cosa è nella Chiesa. Quanta gente calpesta i più giovani? Quanta gente per dire la loro rischiano di far perdere il nuovo arrivato? Perché io sono qua da anni, io so, ormai io so quanto il pastore. È lì, in quel preciso momento, che rischiamo di perdere quel bambino, di perdere il frutto che Dio ci sta dando. La storia di Salomone, no? Vi ricordate? Quando le due madri volevano questo bambino, ma si sapeva che la mamma da uno doveva nascere. E allora Salomone ha detto, ok, tagliate il bambino in due pezzi, un pezzo a uno, un pezzo all'altro. Durissimo. Ma la madre vera ha rinunciato ai diritti di mamma, all'orgoglio di essere madre. Perché? Perché si è messa da parte perché il bambino vivesse. E questa è la mentalità che dobbiamo avere in Chiesa. Troppa gente è andata avanti nel tempo a tirare avanti l'acqua al proprio mulino. Io, il mio, la mia famiglia, i miei figli, la mia casa, la mia, senza vedere che sono nati in Chiesa e stanno abortendo l'opera di Dio. Noi dobbiamo imparare, come quella mamma, a dire, ok, mi metto da parte, ok, mi prendo la colpa, ok, porgo l'altra guancia, perché è troppo importante che la Chiesa vada avanti. Invece molti hanno fatto, no, io ho ragione, io non è giusto, allora si divida. Hanno preferito dividere la Chiesa, dividere il gruppo, dividere la spiritualità per il loro interesse. Non è questa la Chiesa di Dio, amen? Sapete? David Paul Yonggi Chong, anche lui, che ha avuto la Chiesa più grande del mondo nel 1980-85, circa 700-800 mila persone in una chiesa con un pastore, ha avuto una divisione. E per i coreani cambiare nome equivale a morire. È come se tu, Mimmo dell'Olio, da oggi si chiamerà Giuseppe dell'Olio. Per loro cambiare nome vuol dire che non è più Mimmo. Mimmo, Giuseppe dell'Olio è lui. Cioè non ti riconoscono più. Quindi cambiare nome, allora lui ha detto, se la Chiesa si divide, io cambierò nome. Che non vuol dire mi suicido, muoio, perché non vale la pena. Ok? Allora tutti quelli che stavano creando la divisione hanno fatto pace, perché hanno visto che, e là sappiamo che l'onore, no? I karakiri, queste cose vengono da là, il rispetto, lavorano, ubbidiscono per loro prima la nazione, no? Cioè, quindi immaginiamo cosa vuol dire. E loro hanno pensato che cosa? Di far pace per poter non permettere al loro pastore di morire. Ma lui ha dimostrato, io sono disposto a morire. Ed è un'umiliazione per i discendenti, la famiglia, è una cosa grave. E quanto la morte. Non, per noi magari che è? Qua cambiano gender, cambiano nome e cognome. Non è così. Là è proprio, vuol dire, un'istituzione. Ok? E quindi da lì il pensare alla Chiesa. Voglio che d'ora in poi tutto quello che fai, anche il tuo, soprattutto il tuo comportamento personale, come parli della Chiesa, il rispetto della Chiesa, il rispetto delle persone, che non è solo il pastore, è tutto. Se tu pensi a te stesso, a qualcuno fai male, no? Perché quando qualcosa non va, o succede qualcuno, e guardiamo, tutti, dov'è quello? Perché ha fatto così? È perché a lui sì, a me no? È così che facciamo, no? Onestamente. Allora dobbiamo evitare che accada questo. E l'unico modo di farlo
e pensare alla Chiesa come a una donna incinta, che è un meraviglioso dono di Dio. Amen? La maternità è un dono, è un mistero che da una goccia si trasforma in carne e ossa. E poi è una goccia, è un liquido, eppure diventano ossa, eppure quella sostanza è intelligenza. Quella goccia diventa colui che ha inventato le cose per andare su Marte, sulla Luna, no? Il computer, da quella goccia è uscita. Allora proviamo a immaginare il seme di Dio in noi. Che meraviglia. Nascere di nuovo. E questo è il primo punto, che tutti coloro che non vogliono rinunciare al proprio ego, al proprio orgoglio, non si rendono conto che preferiscono dividere il corpo piuttosto che rinunciare a queste cose. Ma chi si comporta così, obiettivamente, non fa parte della sposa. Se uno mette a priori la sua priorità come prima cosa, pensa a se stesso, non fa parte della sposa, perché far parte della sposa è: scusa, ti serve qualcosa? O scusa, ti ho calpestato il piede? O preghiamo insieme? No? Invece quando tu passi, ciao, e te ne vai, e non te ne interessa di nulla, e non ti chiedi nulla, no? E non chiedi se qualcuno ha bisogno, e non ti interessi degli incontri di preghiera, è chiaro che stai pensando a te. Perché noi invece pensiamo al corpo, amen? Se io tratto bene il corpo, io entrerò nel corpo, faccio parte del corpo. Se faccio bene del corpo, faccio bene a me stesso. Date e vi sarà dato. Vedete? Se è incinta di questa opera di Dio, e Dio benedirà il frutto, la tua discendenza, la tua chiamata, il tuo ministero. Ma devi incominciare a vedere la Chiesa. Io vado in Chiesa, vado nel corpo. E siccome chi è la testa, chi è il capo del corpo? Gesù. Quindi quando tu vieni qui, quando tu pensi al corpo, tu pensi a Gesù. E il corpo è fatto di persone, non è il luogo. Ok? Noi potremmo trovarci in aperta campagna, in piedi, e fare la stessa cosa, perché non abbiamo bisogno né della lavagna né della musica, abbiamo bisogno di condividere la parola. Perché condividiamo la parola? Per arrivare tutti alla stessa fede, allo stesso sentimento, allo stesso pensiero. Amen? Da dove hai preso la tua fede? Da dove hai preso la tua cultura? Se non dalla Chiesa, da questa Chiesa. Allora Dio ti ha messo nel suo corpo e Lui è responsabile. Noi siamo responsabili di ubbidire e Lui è responsabile di benedirci. Amen? Dio ha incarnato se stesso in Gesù. Quindi Gesù, che è venuto, è stato il primo ad entrare in una donna che rappresenta la carne per portare il soprannaturale nel naturale. Lui che non ha mai peccato è entrato nel corpo pieno di peccato, perché Maria era una peccatrice come tutti quanti. Non è che adesso si dividono peccatori coloro che hanno fatto sesso e non peccatori coloro che sono ancora vergini. Chiaro? Il concetto di peccato è che veniamo dal peccato di Adamo ed Eva, e che abbiamo una mentalità corrotta e che siamo condannati a causa di quel peccato. E nessuno, anche se è vergine, andrà in paradiso. Ma quando ricevi Gesù, tu rimani incinta di qualcosa che ti salva per la vita eterna. Che sia chiaro, perché molta gente confonde queste cose. Ma non è la verginità per cui è stata scelta. Era la discendenza, che poi era importante che fosse vergine, perché si poteva dire a quel punto che era stato Giuseppe o aveva già fatto sesso con il marito e magari aveva fatto una scappatella con un altro. Perché non so se Giuseppe, se Gesù assomigliava a Giuseppe, amen? Pensiamoci, è una cosa simpatica, ma
L'ha fatto con la faccia di Giuseppe? Non penso, perché sennò direbbe, non mi dica Giuseppe, che gli ha tagliato la testa, uguale a Giuseppe. E invece no. Amen? Perché lui era il frutto di un intervento divino. Ed era vergine, perché tutti sapevano, sennò sarebbe stata lapidata. Okay? Ma lui è entrato, si è inseminato. Dio si è incarnato, e come dice già in Genesi 3,15, guardate questo versetto, Genesi 3,15, e io porrò inimicizia tra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Vedete? C'è un seme di Satana e c'è un seme di Dio. Cosa dice qua? Fra il tuo seme e il seme di lei. L'uomo e il seme del diavolo. Però sapeva che l'avrebbe schiacciato, e non poteva essere un uomo schiacciare Satana, ma si riferiva già all'agnello di Dio che veniva a togliere il peccato del mondo. Aveva già stabilito che la soluzione era in Cristo, perché tutti sappiamo che per un uomo, Adamo ed Eva, il peccato è entrato, e per un uomo nella stessa carne ha pagato il prezzo della debolezza del primo, e per un uomo noi siamo stati salvati, ed è Gesù. E quando il seme di Dio è entrato in Maria, è diventato Gesù, lui, senza mai peccare, morendo in croce, essendo il figlio di Dio, ha calpestato la testa di Satana. Quindi quando noi pensiamo alla Chiesa, pensiamo al sacrificio che Gesù ha fatto per schiacciare Satana, che stava mordendo la nostra vita. Molti di noi, tutti noi, veniamo dall'opera del diavolo, della carne. Avevamo problemi, ed è stato schiacciato da cosa? Dalla potenza di Gesù. Quindi quando noi siamo nati in chiesa, Satana è rimasto fuori. Amen? E allora, quando pensiamo di venire in chiesa, pensiamo di venire da colei che ha schiacciato la testa a Satana. E i problemi della nostra vita sono il frutto di Satana. Lui non vuole che noi veniamo salvati e che veniamo benedetti, quindi farà di tutto. E una delle prime parabole che Gesù ha insegnato è stato quello che veniva all'uccello a mangiare il seme e lo portava via. E dice che l'uccello è Satana e il seme è la parola che avrebbe portato frutto. Quindi coloro che non vengono, non ascoltano, non fanno parte, non stanno ricevendo il frutto di Dio, perché il diavolo gliel'ha portato via. Era, è e sarà il pericolo. Ma noi che abbiamo ricevuto Gesù, siamo qui nel grembo della Chiesa. Noi siamo protetti dalla Chiesa. Ho messo una donna, ma vedete? Questa immagine l'ho presa e l'ho scritto sotto, ma questo l'ho fatto io. No? Proprio perché? Per identificare la Chiesa. Quando tu hai la rivelazione di Cristo, tu fai parte della Chiesa e sei sotto una copertura, una protezione divina. Tutti coloro che modificano a loro modo e cambiano le regole di Dio, se Dio chiama una cosa peccato e tu continui a farla, tu non sei sotto protezione. Vieni nel Tempio, ma non fai parte della Chiesa di Dio, che non dipende da me. Amen? Che sia chiaro, insegniamo le cose. Noi lo stiamo predicando e la gente sta vedendo da casa e magari sta dicendo, ma come, io vado in chiesa da un'altra parte, tu mi dici mo che non sono salvato, perché anche se vado là, sì, perché qui è la stessa cosa.
È l'ubbidienza, è mettere in pratica, essere nato di nuovo che ci permette di essere salvati. Amen? Punto. Venissero a contrastare questo. Come vedete, Dio aveva già preparato la situazione di uscita. Quando dimoriamo insieme, in Efesini 4:2 dice: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri nell'amore, per natura generiamo figli di Dio. Per natura generiamo figli di Dio quando siamo insieme in umiltà, mansuetudine, pazienza e sopportandovi gli uni negli altri nell'amore. Cioè, più chiaro di così, generiamo. Cosa vuol dire? Mettere al mondo, no? Questa donna è incinta e genera un figlio. La Chiesa, quando ha queste cose, genera benedizione. In Atti, quando dice che erano insieme a pregare giorno e notte e condividevano il pane sempre in casa, e Dio portava potenza e aggiungeva ogni giorno persone salvate. Ogni giorno partorivano cristiani. Ogni giorno. E come si fa a rimanere incinta? Nello stesso modo che si fa per essere benedetti, per guarire. È la stessa cosa. Far parte in ubbidienza e umiltà del corpo di Cristo. Amen? Tu non vai quando puoi in chiesa. Tu paghi un prezzo per essere in chiesa. Amen? E io ho visto, e vi ricordate anche voi, persone che non sono mai mancate, con 2, 3 figli, d'inverno, uno di qua, uno di là, e non sono mai mancati nel Tempio. E parliamo di donna, ok? Quindi l'uomo non dovrebbe mai mancare. Eppure, uno di qua, una a mano e uno attaccato sulla spalla, domenica, mercoledì, inverno, estate. Vi ricordate? Ce n'è ancora qualcuno che non manca mai. Perché? Perché loro amano Gesù. Quindi noi che non abbiamo questo fardello, siamo più leggeri, amen? Però abbiamo meno scuse. Ma qua non si tratta di scuse, si parla di volontà. Io amo il mio Signore, io amo far parte della Chiesa, io voglio stare lì perché io lì vengo benedetto. Dov'è che veniamo benedetti? Fuori? Qualcuno gli piace essere a casa, sentire la sua spiritualità? No, perché così non vai d'accordo solo con te stessi, alcune volte neanche con quello. Questa è la palestra, soprattutto il mercoledì, quando facciamo i gruppi, e allora saltano fuori i problemi, le necessità, e allora si prega per l'uno e per l'altro, e tutti, magari a casa pregavi in un modo, arrivi nel gruppo e dici: ma qua si prega in un modo diverso, come mai? E impari, ricevi e dai, amen? Rileggiamo questa cosa. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, per natura generiamo figli di Dio. Per natura generiamo figli di Dio. Cioè io quando ho letto questo, ho detto: vedi, tante volte tu chissà cosa vuoi fare per convertire le persone e invece hai bisogno di questa cosa qua. Meraviglioso. No? Quando le nostre menti, i nostri cuori si uniscono, fa sì che le persone potranno nascere. Come la nascita di un bambino, un po' come è successo nel giorno della Pentecoste, no? Erano insieme, uniti, ascoltavano, sceso lo Spirito Santo, 3.000 persone sono nate. Che ospedale, no? Reparto pediatria e ginecologia, 3.000 bambini spiritualmente nati velocemente. Oggi è ancora possibile, ma dipende da quanto noi siamo uniti, da quanto tu vuoi l'unità. Se tu non vuoi l'unità, tu stai abortendo un bambino. La tua disubbidienza, il tuo modo di fare, sta impedendo qualcuno di nascere. Perché se è unito fa questo, la disunione fa l'altro. Amen? E non c'è una via di mezzo. In un passo del Vecchio Testamento, in Esodo 21, 22, racconta, ve lo leggo io, voi scrivetelo, e dice: se durante una rissa
qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda dal marito della donna che gli imporrà e la pagherà come determinato dai giudici. Qua la traduzione è: dove c'è una rissa, una lite, sai, magari sbatte, fai male a una donna incinta e questa abortisce. Devi pagare il danno. Ma perché è successo questo pericolo? Perché c'era una rissa tra due persone. Questa era la normativa della legge. La domanda è: perché c'è una rissa? Perché c'è una divisione? Perché qualcuno voleva prevalere sull'altro. Qualcuno non voleva rinunciare ai propri diritti. Ecco perché c'è una rissa. Vabbè, tieni, vabbè. Com'è la mamma del bambino, no? Ok, tieni, basta che nasce il bambino. Basta che ha la vita. E nella discussione hanno urtato una donna, l'esempio, e se questa cade e perde il bambino, chi l'ha fatta cadere pagherà secondo quello che è il marito. Quante liti, quante divisioni, quante discordie ci sono state o ci possono essere in una chiesa? Quante persone sono state traumatizzate, ferite, allontanate, perché nella discordia, non necessariamente una lite, ma nella discordia, si è urtata la vita di qualcuno che era giovane e l'abbiamo fatti andare via perché abbiamo voluto egoisticamente ottenere una cosa personale. Fa niente che è data male la cosa e per colpa di quella situazione qualcuno si è allontanato da Dio, ho cominciato a pensare: ah, così è la chiesa, non vado più in quella chiesa. Di chi era la colpa? Del pastore? Facile dire, no? Perché qualcuno dà pure la colpa allo sposo. Ma non è così. È coloro che sono interessati alla lite che stanno rovinando questo. Quindi dipende da noi. E quando succede, come una donna, quando abortisce, rimane debole, perché perdi emotivamente, fisicamente qualcosa. Così è la Chiesa. Quando succedono divisioni, litigi, incomprensioni, perché la vogliamo portare avanti per forza, roviniamo il bambino spirituale. Allora Gesù ci ha dato questo e noi, perché dobbiamo vincere o avere, prevalere in una cosa, e questo anche in famiglia, perché stiamo parlando che chiesa, famiglia o società, non si va in guerra perché tante volte uno vuole una determinata cosa e non vuole rinunciare? Come sono nate le guerre? Stessa cosa. Noi dobbiamo essere la Chiesa, noi dobbiamo essere chi rappresenta Dio. Va bene, ok. Non dice: se uno ti chiede di fare un chilometro, tu fanne due? Se uno ti chiede un mantello, tu dagli tutto il mantello? Quante volte l'abbiamo letto? Una volta sola? E l'abbiamo tolto. Dice: ma perché devo dare il mantello? Mi desse lui il suo. No? Perché qua non esiste, è per me. Quando toccherà a me, io lo darò. Quando ci troviamo, è perché lo devo dare io, dallo prima tu. Ecco, lì non abbiamo capito nulla. Noi dobbiamo essere i primi. Anche perché se lo facciamo, Dio ci benedice. Perché Dio ci chiama a fare questo, ma non solamente a soffrire, ma a fare il primo passo. Perché ci vuole che noi assomigliamo. Se Gesù avesse fatto come facciamo noi, saremmo fuori. Ecco perché l'immagine della Chiesa, la sposa che Gesù ama, la sposa sottomessa a Gesù. Le donne devono essere sottomesse come la Chiesa è sottomessa a Gesù. Amen? E l'uomo deve amare come Gesù ama la sposa. E tutto si ricollega di nuovo. Che meraviglia! Quindi vogliamo pensare che la Chiesa è una donna incinta e come tale vogliamo averne cura e far sì che nessuno si perda e nessuno perisca, no?
Dio non vuole che nessuno perisca. Ma dipende da noi se questa persona... Tante volte leggiamo questo versetto, ma non spetta a me. Quante volte avremmo dovuto dire, sì, mi piace questa cosa, ma è meglio non farla, perché altrimenti roviniamo il progetto di Dio. Ok? È importante. Invece noi, no, mi piace, tocca a me, me lo prendo, poi vediamo. Ecco, questo rovina la nostra fede e rovina minimo la persona coinvolta e, se va male, la testimonianza nella Chiesa. È importante abbellire, no? Cioè, questo corpo è bello e funziona bene perché ognuno di noi fa la stessa cosa. Non è voi fate il compito e io no. Se io dico non spetta a me, deve essere chiaro che io non faccio parte del corpo. Non c'è lo sconto. Marito e moglie, tutte e due devono essere qua. I figli devono essere qua. Poi, il marito o la moglie non vuole venire, ok, io non rinuncio al mio Dio. Ok? Un po' come quando si inizia, no? Quando si inizia, uno viene e l'altro no. Dove vai? Cos'è sta cosa? C'è sempre... Difficilmente partono tutti e due con la stessa idea. Poi dopo, la cosa peggiore è quando uno dei due dopo non c'è. Diventa difficile recuperare. Ma sempre dobbiamo lavorare perché la persona possa rientrare. Amen? Sempre. C'è chi è nato e chi deve rientrare a far parte del corpo di Cristo. Noi dobbiamo essere disponibili, amarli e riprenderli. Ma sicuramente ci vuole la parte che li accoglie e quelli devono essere preparati, devono essere un buon esempio, amen? Quindi si distinguono tra quelli che sono la struttura portante della Chiesa, quindi obbedienti, un buon esempio, e quelli che dovranno imparare a diventarlo, amen? Gloria a Dio. Anche noi come membri di Chiesa dobbiamo essere prudenti per avere un comportamento adeguato, non vivendo per noi, come dicevo, in fondo anche noi portiamo qualcosa di Lui. Mi è piaciuto scriverla così. In fondo anche noi portiamo qualcosa di Lui dentro di noi. Amen. Dì alla persona a fianco, io porto qualcosa di Lui dentro di me. Amen. È una cosa importante. Noi abbiamo qualcosa nel nostro grembo spirituale. Troppa gente entra in chiesa e divide il gospel, lo spirito, lo spirituale, la lettura. No, è tutt'uno. Quando tu sei mamma sempre. Quando tu sei figlio sempre. Amen. Quando tu sei membro di chiesa, sei membro di chiesa sempre. Non copiate quei modelli. Se vedete qualcuno che a casa è in un modo, in chiesa è un altro, nel lavoro è un altro, diglielo: fratello, io ti voglio bene, ma non è il modello di Dio. Non sei salvato, non sei un esempio. Stai abortendo. C'è qualcosa di spirituale che deve essere così, ma se ti comporti quel modo, cosa vuol dire? Che non va bene. Ma non perché lo dico io, lo dice la parola. Come il pane, quando facciamo la Santa Cena, se io non la faccio vuol dire che non mi metto a posto. Se io continuo a non farlo vuol dire che non voglio cambiare. Allora io sto abortendo il progetto di Dio. Fate questo in memoria di me, non lo voglio fare. Perché? Perché non voglio mettermi a posto. Perché se mi metto a posto posso farlo, amen? Vedete? È un po' quando si va dal dentista. Se non vai a togliere il dente che ti fa male e non vai subito, settimane, mesi, forse anche anni, dove non mangi da quella parte, si sgonfia, la fitta ritorna, no? E così è la vita. Signore, perché non funziona? E sono passati tanti anni, mi ritrovo così, e mo va bene, no?
Vi ricordate? Io mi ricordo quando Colin disse proprio una cosa del genere, cioè che camminano così certe persone spiritualmente. No? Cosa vuol dire? Che hanno degli alti e bassi, ma non stai bene neanche quando sei alto, perché non sei coerente, non c'è stabilità. Amen? Noi possiamo andare ovunque, correre dappertutto, fare qualsiasi cosa, ma dobbiamo stare attenti a non perdere il bambino. La donna incinta, per salvarlo, per proteggerlo, non può scendere le scale così, no? Ma si mantiene, sta attenta, non si mette i tacchi 12, ok? Non, purtroppo ci sono delle mamme che al primo bambino non si muovono, ma chissà, poi dopo hanno 2 o 3 bambini, uno di qua, uno di là, e l'altro sulla pancia. Povero quello che nasce dopo, no? Perché dice, mamma, che ti ho aiutato io a portare il fratello, eh? L'appoggiavi sulla pancia. Ok? E lì è un miracolo che Dio protegge queste cose. Tante volte la Chiesa la dobbiamo vedere nello stesso modo, amen? Dobbiamo stare attenti. Quello a fianco a te potrebbe essere un bambino che ha bisogno di cura. Ok? Non sto parlando di cattive abitudini, di vizi, no? Noi siamo regolari. A casa mia si dice, mangi la minestra? In Filippesi 2, dal versetto 1, prendetelo, scrivi dal, di al, 1, al 7. No, amico mio, voi troppo me. Lui sfotta a me, io sfotto a lui. Amen. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso modo di amare, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Amen. Questo insieme di versetti racchiude un po' tutto quello che abbiamo detto adesso, no? Ma vogliamo dividerlo. Vediamo la prima parte, dice di avere solo modo di pensare, un medesimo amore, uno stesso animo, uno stesso sentimento, no? Guardate, un po', vi ricordate alcune settimane fa quando parlammo della Torre di Babele? Quello è stato qualcosa dove gli uomini hanno messo insieme una potenza, un'unione, per creare qualcosa di stratosferico. Infatti è stata riconosciuta come la, perché si parla della Torre di Babele, perché è stata la torre più alta costruita dall'uomo, ok? Di Babele, perché quando è stata distrutta, il modo per distruggerlo qual è stato? Quello che ognuno parlava lingue diverse, e quindi non, la motivazione per cui li aveva reso potente, togliendo l'unicità di pensiero, di comprensione, non sapevano più cosa fare. Ognuno diceva cose diverse e non si comprendeva. Ecco perché qua dice Gesù, avendo lo stesso modo di parlare, di pensare, di amare, di comportamento, allora costruiremo qualcosa di meraviglioso. Ma quando veniamo e ognuno fa a modo suo, io per me è così, dove sta scritto, a me non conviene, a me non piace, poi vediamo, lo facciamo a rate. Babele. Ma non la torre, la Babele da dopo. Ok? Quindi è importante. Ma Dio ha voluto
unificare di nuovo le nazioni attraverso un miracolo delle lingue. Vedete là, le lingue, si parlava un modo solo, una lingua sola, per distruggerlo ha mandato lingue diverse. Ma il giorno della Pentecoste ha fatto l'esatto contrario. Ha mandato il dono delle lingue che ha unito un popolo. Amen. Quindi noi nella Chiesa, pur essendo tanti, possiamo comprenderci, essere uniti, perché abbiamo lo stesso spirito. E ognuno di noi, parlando il dono delle lingue, e tra l'altro, che sia chiaro, la vera differenza tra la prima e la seconda volta è che prima gli uomini parlavano a Dio, ma il parlare in lingue è Dio che parla agli uomini. Quindi per quello io vi dico, non potete pensare di venire tardi all'adorazione, oppure anche il mercoledì, quando la prima parte deve essere il pregare, e io vedo persone che non adoperano le lingue. Tu stai impedendo a Dio di parlarti, ecco perché non vedi. E se lo fai quando te lo dico io, proprio perché non sei abituato, non vedrai mai nulla. È come un bambino che prima fa i versetti, poi le vocali, poi una parolina ogni tanto, no? La pratica ti porta a parlare. E anche il parlare in lingue, la pratica, siccome le lingue devono crescere, le devi imparare anche a discernere, è l'esperienza che ti porta, amen? Quindi Babele erano gli uomini che parlavano a Dio, la Pentecoste sono le lingue come dono di Dio, è Dio che parla all'uomo. Quindi quando tu parli in lingue, fai parte di quella donna che in chiesa ascolta il suo Signore. Dimmi, Signore, parlami. No? Quando Dio chiamava Daniele, Daniele, tu dimmi che vuoi, Signore, dimmi, Signore. Perché lui non era abituato a riconoscere la voce. Tu sei abituato a sentire le lingue e sentire Dio in mezzo a quelle voci? Sei abituato a vedere Dio in quegli insegnamenti? Ok? L'altra cosa è non fate nulla per spirito di vanagloria. L'amore cristiano ci mantiene uniti, non conosce amarezza, non cerca nulla per sé ma per gli altri, e quello che fa male a te sai che fa male all'altro. Amen? Quindi non fare le cose. Se qualcosa fa male a te, non lo fare. Se dire certe cose può essere pericoloso, doloroso, non dirle. Quando dice, se state per dire qualcosa, se non edifica, non ditelo. Non c'è bisogno di parlare per forza, eh? Se vuoi parlare, parla in lingue. Amen? Non significa soltanto amare coloro che ci amano o che ci sono simpatici, ma amare anche il nemico. Quindi, anche in una discussione, no? Nella lite, nel diverbio, possibile che in quel diverbio tutte e due non capiscono niente di Gesù? Io capisco uno. C'ho ragione, dunque. L'altro dice, uno dei due deve fare la parte, no? Se quello è ferito, arrabbiato, e cosa, io, è chiusa la porta? Che cos'è? Se uno fa una cosa del genere che rovina l'altro, come in una coppia, se uno è un po' stupido, l'altro non è che deve essere più stupido di quello, no? Deve fare il paciere. Se quello è in escandescenza, è preso dal demone, che fai? Ti fai prendere pure tu? Guardate, una volta mi trovai che successe una cosa con una persona e me ne andai. Questo, dopo un po', mi venne a prendere, fermò la macchina come se volesse fare chissà che cosa, no? L'ho guardato, aveva gli occhi, sai, spiritati. E io lì fui preso, dice, lo meno o parli in lingue, che faccio? Perché quello mi stava saltando addosso, no? Quindi, sapete che ho fatto? No,
ti leggo nel nome di Gesù Cristo. Ho detto, ma nel nome di Gesù Cristo, che cosa vuoi? Ma che c'entra Cristo questo mo? E se n'è andato. Perché? Perché in quel momento non era una persona arrabbiata, era una persona indemoniata. E i demoni ci sono. E approfittano l'ignoranza o il peccato per mostrarsi. Amen? Se tu fai parte della Chiesa, Dio ti rivela cosa devi dire. Se tu sei lontano da Dio, gli alzavi le mani. E se quello aveva una pistola o un coltello, o se dopo ti investiva con la macchina, o minacciava la tua famiglia, o tu, perché è più forte, con una sberla cade per terra e muore, tu non sai come va a finire, anche in casa. Quante persone litigano e magari parte un oggetto, una spinta, e poi succede qualcosa di irreparabile. Noi mai, mai, mai dobbiamo pensare una cosa del genere. Però non puoi controllarti così. Devi nascere di nuovo. Devi essere abituato in chiesa a perdonare, a porgere l'altra guancia. Sennò quando vai a casa e voglia ripetere la stessa musica, ti arrabbierai sempre. Amen? E non puoi neanche avere una famiglia con il controllo della paura. Mo che viene quello? Non si parla, non si tocca, non si dice, non ti tocca. No? Non è così. Bisogna cambiare. Si può essere così, ma bisogna cambiare, amen? Come non bisogna essere deboli. Di avere il coraggio di essere te stesso. E dove lo impari se non in chiesa? Chi è che ti incoraggia ad essere te stesso? Coloro che a casa ti opprimono? Mai. In chiesa ti incoraggeranno. Non aver paura di tuo marito. Parla, affronta, prega. Vieni in chiesa, prendi un appuntamento col pastore. Avere il coraggio di cambiare le situazioni. Perché se è giusto, Dio vuole che lo facciamo, ma non è cambiano se io non mi muovo, amen? Tutto ciò che il mio piede calpesterà mi sarà dato. Quindi se io non vado e mi comprometto, io non vinco. Terzo punto, dove dice con umiltà stimi gli altri superiori a se stessi. È possibile che lo Spirito Santo è all'opera nelle nostre vite per perfezionarci e conformarci all'immagine di Gesù. Lo Spirito ci lega l'uomo a Dio, ma lega anche l'uomo all'uomo in una maniera soprannaturale. Io sono collegato a Dio, ma io devo essere collegato anche a voi. Con la mia capacità io non ce l'avrei fatta. E quando vedo qualcuno che non ha capacità di legarsi con me, è perché non è capace di collegarsi con Dio. Così è nel matrimonio. Se tu non sei collegato a Dio, non puoi essere collegato con tuo marito o tua moglie. Se lei non è collegata a Dio, non si collegherà a te. Non fate matrimoni di convenienza. Prima i frutti spirituali, perché altrimenti piangerete sempre. Se già ci sono dei problemi prima, perché il fidanzamento senza sesso, ed è quello che insegniamo ai ragazzi, senza neanche il bacio, perché tu ti devi conoscere, affrontare, e se già lì ci sono dei problemi, sapete com'è? È come mettere un cane e un gatto in una stanza e chiudere la porta. La pentola a pressione, cosa fa? Stessa cosa, aumenta la temperatura, il rischio. Noi non siamo qua per provare, noi sappiamo già come andrà. Quante volte io ho dato consigli alle coppie, sì e no? Perché io già vedo, tu non vedi, ma io vedo come vanno le cose. Vedo già che albero sei, che frutto ci sarà. Anche spiritualmente. Ci sono delle persone che vanno avanti da anni con gli stessi problemi. Perché? Perché non hanno voluto affrontare la loro debolezza, sono andati avanti, si sono sposati, hanno avuto figli e hanno avuto sempre gli stessi problemi. È quasi matematico. Vero o no? È scritto.
Se no, come faccio a cambiare se non prendo qualcosa di scritto e lo stiamo applicando a noi? Quello che è scritto non è solo per risolvere, ma anche per capire le cose come non vanno, giusto? Ecco cosa vuol dire far parte della Chiesa. Evitare di abortire la propria vita spirituale. Ho visto gente che è venuta in chiesa per cercare un compagno, una compagna. Finita la storia, non sono più venuti in chiesa, se ne sono andati. Ma il loro cuore non era per Dio. Quante persone abbiamo visto? Single, no? E qualcuno viene per aggiustare una situazione economica. Se non dai il tuo cuore a Dio, non cambierà mai. Dio vuole il nostro cuore. Quando tu servi Dio, tutto cambierà. Amen? E se no, si può fare ovunque. Se no, noi porteremo qualcosa uguale agli altri. Noi invece abbiamo visto e capito cosa dice Dio e come funziona. Amen? Tante volte il mondo sembra che queste cose, di stimare gli altri, lo facciano anche meglio di noi. Ci sono delle associazioni, no, che, o delle filosofie che vedi che si comportano meglio. Non c'è niente di spirituale, ma noi dobbiamo farlo perché è un principio divino. Onorare. Onora e sarai onorato, rispetta e sarai rispettato. Amen. E poi abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale ha spogliato se stesso sotto forma di servo, il ritratto dell'umiltà. Il Figlio di Dio si è incarnato ed è venuto a fare? A servire. Ora lo Spirito Santo è qui ed è qui per servire. Se questo è lo Spirito Santo ed è dentro di te, non ti sta imponendo, ti sta sgridando, ti sta obbligando o ti sta servendo? Allora vediamo la Chiesa non come persone, ma come persone in cui dentro c'è una parte come la mia. Dentro di te c'è la stessa cosa che è dentro di me. E non ti viene di tenertelo caro caro. Quando preghiamo in lingue, ricordati che dentro di te quel parlare in lingue è Dio. Non è un bambino, ma per farti capire che ha bisogno di relazione. Perché non abbiamo più bisogno di andare in un luogo? Perché lo Spirito Santo è dentro di noi. Noi siamo il Tempio, amen? E nel Tempio cosa andava a fare il sacerdote? Andava ad ascoltare Dio. E quando usciva, diceva al popolo quello che Dio gli aveva detto. Faremo questo, andremo là, ci accadrà questo. Oggi è la stessa cosa, solo che tu l'ascolti per te stesso. O nel mio caso, lo ascolto per noi. Ma ognuno, non è che quello che io dico è novità. Oh, pastore, cosa stai raccontando? Mai sentite queste cose? Le sai, quelle sono le cose di Dio, amen? E magari te l'ha detto prima di venire qui, ma perché le devi mettere in pratica? Concludo con una storia. Vi ricordate, Rosy? La storia di Giuseppe, vi ricordate? Fu venduto, ma mi sa che dobbiamo vendere qualcun altro. Venduto in cattività dai suoi propri fratelli, ti dobbiamo venire, pure noi, ti vendiamo. Ti voglio bene. Tuttavia, alla fine poté dire, guardate cosa ha detto Giuseppe ai fratelli, voi, in Genesi 50-20, scrivetelo così poi andate a trovarlo, voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene. Vedete, lui è stato vittima dei fratelli. I fratelli di carne lo hanno venduto, la cosa peggiore. E di questo dolore Dio cosa ne ha fatto? Lo ha preso e l'ha trasformato in bene.
Sappiamo che poi Giuseppe è servito per far trovare il cibo dopo 7 anni di carestia al popolo, alla sua famiglia e quindi a Israele. Ma guardate, in un altro versetto, a 45-24, sempre in Esodo, Giuseppe ha pronunciato delle parole come un avvertimento mentre li mandava dal padre. Diceva: così congedò i suoi fratelli e mentre essi partivano, guardate, disse loro: non fate litigi per strada tra di voi. Li conosceva. Mi raccomando, mo che uscite di qui, non è che litigate, non è che andate a casa e litigate marito e moglie, figli. Quello stava dicendo Giuseppe. Mo che andate a casa, non litigate tra di voi. Perché lui, a causa di quel litigio, è stato venduto. Perché? Chi è questo? Vede il Signore, profetizza, facciamolo fuori. Chi si pensa di essere? Invece di dire: grazie Signore che in mezzo a noi ci ha dato un fratello che ti sente e ci sa raccontare le cose giuste. Vedete, noi quando siamo fuori da Cristo vediamo sempre il male, sempre il male. E chi parla male è perché vede il male e sta nel male, ma chi è nato di nuovo vede il bene. E questa Chiesa deve puntare a questa cosa. Noi abbiamo un dono, una gravidanza da portare avanti, che è Gesù, e dobbiamo pensare di salvare le anime. Dobbiamo pensare di salvare le anime, amen? Di non perdere le anime. È importante. Rifletti, quante volte hai voluto dire tu l'ultima parola? Noi dobbiamo imparare ad essere quelli che se devono dire qualcosa non è a ironia, non è a prendere in giro, non è una minaccia, o stiamo zitti o ringraziamo Dio, perché da quella cosa uscirà il bene, amen? Se ci lamentiamo, noi stiamo abortendo quel bambino, noi stiamo facendo ogni volta che noi vogliamo avere ragione per forza, noi stiamo abortendo il sogno di Dio nella nostra vita, nella nostra Chiesa. Non possiamo chiamarci cristiani e andare a casa o fuori e parlare male o attaccare la vita della Chiesa o un fratello. Se ti senti tanto migliore, tanto meglio, migliore di quello che soffre, di quello che ha il problema, va ad aiutare. Ma preferisci scappare, parlare alle spalle, non hai il coraggio. I figli di Dio rimangono lì e sono strumenti di benedizione. È la vera Chiesa, è quella che porta avanti la gravidanza di Dio, che pagano il prezzo, che proteggono il dono che hanno avuto, amen? E proteggono la fede. E non si importa se la gente lo critica, lo attacca, perché sa, amen? Quanta gente negli anni ci hanno attaccato, ne hanno dette di cotte e di crude. Noi siamo ancora qui, abbiamo la fede, siamo di testimonianza. Loro non ci sono neanche più alcuni. Allora serviamo il Signore con timore, amen? E pensiamo a quel dono meraviglioso che è dentro di noi, che ci fa essere delle persone meravigliose e possiamo portare testimonianza. Lavoriamo per l'unità, come abbiamo letto, stesso cuore, stessa mente. Se non ce l'hai a casa, il mercoledì affrontiamo soprattutto queste cose, amen? Perché questo è il messaggio della domenica, ma il mercoledì poi bisogna lavorare sulla famiglia, sulla coppia, su se stessi. Perché questo messaggio, se non viene recepito, se non nasce dentro di noi, se non partorisce quello che Dio ci ha dato, non ci porterà da nessuna parte. Amen. Dio ha sempre ragione.
Se ci dice certe cose è sempre per il nostro bene, amen? Se questo è scritto, se questo è biblico, noi possiamo solamente dire sì Signore o no Signore. Giuseppe conosceva bene la mentalità religiosa dei suoi fratelli. Ancora una volta il loro futuro dipendeva dalla loro capacità di mantenere la pace tra di loro. Che sia chiaro, chi si adopera per la pace in questa chiesa sarà benedetto. Coloro che andranno via e provocheranno malessere se la vedranno con Dio. Perché? Perché non stanno pensando all'unità, non stanno vedendo la chiesa, non stanno vedendo la sposa. Hanno dimenticato che sono nati qui. E la cosa peggiore è che se fossero persone che vengono da altre chiese, ci sta. Sai, quando vengono da altre chiese, ma io là, io facevo così, non si identificano mai. È chiaro. Ma chi è nato da noi deve imparare a far parte della famiglia, a ubbidire. No? Non deve rinnegare. Perché alla fine stiamo parlando parola con parola alla mano, amen? Perché stiamo cercando la benedizione. Io sono, come dico sempre, chi vuole veramente risolvere i problemi, chi vuole veramente imparare, mi chiede aiuto. Oltre a venire, è importante, ma mi chiede aiuto e faccia quello che gli insegno, che per certo sarai benedetto, tu e la tua famiglia. Ma il tempo passa, le persone, alcuni non cambiano, così erano, così sono. Altri, i familiari non sono mai venuti in chiesa. È ora di cambiare, è ora di mettersi in un impegno, amen? La storia sta per finire, al di là del Covid. Purtroppo adesso molte leggi cambieranno. Non potrai parlare di certe cose. Dio lo dovrai mischiare con la sessualità, col gender. Se difendi una cosa andrai in prigione, ti toglieranno i soldi, solo carta elettronica, no? Ti terranno con la mascherina in casa per altre cose. Quindi non avremo più la libertà di prima. E dice che negli ultimi tempi guerre, pestilenze, carestie saranno la sequenza. Ne stiamo vedendo, no? Chi avrebbe mai pensato che un'influenza bloccasse il mondo? Un'influenza, pensiamo a qualcosa di più grave. Gesù sta per tornare. Non preoccuparti di cosa mangerai, di cosa ti vestirai, cosa comprerai. Preoccupati di avere un posto nel regno dei cieli. Amen? Però parte da noi. Se noi non lo facciamo, i nostri familiari, i nostri compaesani non si sentiranno spinti a Gesù. Noi dobbiamo essere quelli che dalle nostre finestre di casa esce la musica, la preghiera. Devono sapere chi siamo. Dobbiamo condividere, perché se hanno bisogno, devono sapere com'è la verità, devono avere la fede per poter superare momenti difficili. Non vuol dire che non capiteranno altre cose, ma noi ne usciremo sempre, amen? Alziamoci. Chiudi i tuoi occhi, non ti muovere. Adesso tocca dare la tua risposta al Signore. Signore, vogliamo ringraziarti e benedirti perché quello che stiamo affrontando è veramente qualcosa di difficile, di duro. Ma forse serve, perché altrimenti andremo avanti con spensieratezza, leggerezza. Ma quando comincia a mancare il cibo, i soldi, il lavoro, la salute, allora cominciamo a dire: Signore, dove sei? E noi non possiamo essere come gli altri che non sapevano. Noi sapevamo sia che devono succedere queste cose e sia come si combattono queste cose. Ecco perché dobbiamo essere uniti, amen? Uniti, c'è un vantaggio. Mi viene l'immagine dei pinguini al Polo Nord, no? Avete visto qualche documentario, no? Il freddo, il vento, la tormenta, cosa fanno loro? Tutti uniti, uno vicino all'altro.
E poi quelli esterni ogni tanto si spostano, si danno il cambio, perché quelli più esposti al vento comunque dalla parte posteriore sono investiti e a turno prendono quella posizione e allora riescono a resistere al freddo più intenso, perché sono uniti. Uniti vuol dire che magari tu non ce la fai a pensare una cosa e qualcuno ti dà la soluzione. E se noi siamo tutti nati di nuovo, abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo la diversità dei doni, fede, guarigioni, miracoli, sapienza, conoscenza, profezia, discernimento, lingua, interpretazione, tutto. Ma quanti di noi non sanno che dono hanno? Forse non sapevano neanche di essere incinta dello Spirito Santo, perché non lo adoperano. La scienza dice che quando sei incinta devi parlare al bambino dentro di te. Noi abbiamo il bambino che vuole parlare con noi, abbiamo lo Spirito Santo che vuole parlare con noi, amen? Allora quando tu parli in lingue è lui che ti parla. Tu parli, tu apri la bocca e lui ti parla, ti guida, e questo è meraviglioso. Oh Padre, ti prego che ognuno possa guardare verso il cielo, guardare verso il tuo trono e vedere miriadi di persone, di angeli che sono lì. Ma sulla terra c'è altrettante persone che guardano verso il cielo, verso il trono di Dio, da dove Gesù ritornerà. Che la tua luce scenda su questo popolo, su questa nazione, si penta e si converta e cominci a pensare ad avere un reale bisogno di Dio. Se tu hai Dio, tu hai tutto quello che ti serve, non devi chiedere niente a nessuno, tu puoi dare agli altri. Se tu chiedi, è perché hai perso la tua relazione con Dio. Date e vi sarà dato. Tu mi dirai, cosa devo dare? Quello che Dio ti ha dato. I doni, la sapienza, la conoscenza, la parola, l'insegnamento, l'esempio. Date e vi sarà dato. Amen. Per questo Padre ti prego che nessuno rimanga solo e per coloro che ci ascoltano da casa, che non sanno come muoversi, che hanno paura, che nonostante un certo tipo di fede le cose non cambiano, io ti incoraggio, chiama, scrivi e noi ti risponderemo o vienici a trovare e per certo la tua vita cambierà. Per questo vogliamo benedirti, che la parola sia raggiunta dal suo spirito lì dove ti trovi e che possa scendere su di te e portare consolazione, amore, benedizione, guarigione, salvezza nel nome santo di Gesù. E con questo vogliamo salutare coloro che ci seguono da casa, vi benediciamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima. Non esitare, chiama e comincia a credere in Dio, a leggere la Bibbia, almeno dal Nuovo Testamento, e vedrai che la tua vita comincerà a cambiare grandemente. Grazie, Signore. Un saluto, pace ai fratelli che ci ascoltano da casa.